Alluvione di ottobre, il governo decreta lo stato d'emergenza per le aree del Metapontino, stanziati 6 milioni e mezzo di euro per gli interventi. Andiamo avanti con la notizia dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che riconosce al Metapontino lo stato di calamità naturale a causa dell'alluvione che ha colpito l'area nello scorso mese di ottobre. Vediamo quali sono i particolari del provvedimento e le prime reazioni da parte di quanti hanno creduto nell'emanazione di un'apposita delibera da parte del governo Letta. Rino Cardone. Per far fronte alla calamità naturale che ha colpito l'area ionica lucana, il Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione 6 milioni e mezzo di euro. La cifra sarà destinata a quanti hanno subito ingenti danni dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Metapontino il 7 e l'8 ottobre. Coloro che hanno riportato danni come persone, famiglie e piccole imprese, esse oggi sono il primo obiettivo da tenere presente dopo questo risultato. Restano ora da definire le eventuali altre provvidenze da destinare agli altri danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno flagellato i comuni di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci, Scanzano e Montalbano Ionico insieme con Policoro, Novasidi e Rotondella. Naturalmente tutto questo non basta perché per le aziende, per la solidarietà alle aziende non c'è niente. E quindi speriamo nei prossimi risultati e più in là è chiaro che incalzeremo la regione per poter avere risultati più vicini e più certi, insomma. Mancano risorse a questo momento per venire incontro alle famiglie e alle attività economiche in difficoltà. Ci concentriamo su quello, c'è una parte che deve fare nei prossimi giorni il governo nazionale con un altro decreto che pretendiamo e c'è l'impegno della regione che abbiamo di nuovo, ieri sera abbiamo apprezzato con favore la dichiarazione del presidente Pittella che ha confermato la costruzione di un fondo con una prima dotazione nei prossimi giorni per venire incontro alle famiglie in difficoltà. I prossimi passi nostri sono quelli di rilanciare complessivamente l'avvertenza, lo faremo in due appuntamenti, uno a Matera con tutti i sindaci la prossima settimana e ci predisponiamo ad andare in delegazione insieme a tutte le fondazioni antiusura, insieme alla fondazione di Don Basilio e gli altri, il 29 a Roma nell'udienza dal Papa per cogliere ancora un ulteriore risultato, porre la grande questione di un territorio ormai in ginocchio, l'usura avanza, bisogna assolutamente rispondere in termini positivi.